Dovete sapere che questa storia inizia l'ultimo giorno di scuola, prima delle vacanze estive. C'è tanto caldo ed i bambini delle classi seconde stanno giocando in giardino all'ombra degli alberi. Un bambino di nome Federico ed una bambina di nome Giulia stavano giocando a nascondino. Mentre Federico si nasconde dietro al pino marittimo, incontra due belle farfalle colorate come l'arcobaleno. Le farfalle sono vicine come due innamorati. Ciao farfalline, dove andate di bello? Stiamo cercando il bosco di San Marco. Ma non lo troviamo. Tu sai come possiamo arrivarci? Ma voi dove avete sentito parlare del bosco di San Marco? Da due nonnini che stavano commentando un articolo scritto sul giornale. Sapete? Raccontava la morte dell'uomo che aveva visto il fulmine che colpì l'ultimo albero rimasto. Mentre le farfalle stavano parlando, arriva Giulia ed esclama: Trovato! Ma con chi stai parlando? Con due farfalle parlanti. Cosa? Ma è impossibile. Veramente parlano, vieni anche tu ad ascoltare. Forse tu sai qualcosa del bosco di San Marco. Sì, certo, vi posso indicare la strada. Grazie mille, siete stati molto gentili e precisi. Arrivate nel bosco, vedono delle belle margherite e decidono di appoggiarsi sopra per riposarsi e mangiare. Ben sazie, si addormentano ed improvviso due api si scontrano e cadono sulle due belle farfalline. Che dolore! Ma dove siamo capitate? Ma cosa piove dal cielo? Scusateci, eravamo accaldate e distratte. E per la stanchezza ci siamo scontrate e cadute sopra di voi. E niente capita. Noi farfalle abbiamo un fisico bestiale. Ok, meglio così. Come vi chiamate? Red e White. Voi? Ronzino e Ronzina. Ciao ragazzi, ci sono anch'io. Ehi, ma anche tu parli? Sì, e ho tante cose da raccontarvi. Bene, allora ci puoi raccontare tu la storia del bosco di San Marco? Certo che sì. Guardate bene tra i ciuffi d'erba. Troverete degli occhiali magici che mi hanno regalato le rondini al loro ritorno del viaggio fatto nel paese del tempo. Indossateli e appoggiateli sopra i miei petali e vedrete cosa succederà. Guarda che cosa è successo. Caspita, un fulmine ha colpito l'ultima quercia del bosco di San Marco. Si chiama Bosco di San Marco perché la città di Venezia era diventata proprietaria di tutta quest'area qua. Non so se la vedete. Adesso vedete. È tutta questa. Era molto grande. E gli serviva per fare il legname per costruire le case a Venezia. E facevano le fondazioni perché la quercia ha un legno molto duro e molto resistente all'acqua. Ci puoi raccontare la storia dell'ultimo albero del bosco di San Marco? Sì, una volta c'erano tantissimi alberi, poi per fare posto alle coltivazioni sono stati tolti. Ed è rimasto questo albero enorme che, se volete, ve lo mostro. Ed è rimasto lì per decine e decine di anni. Fino a quando il terreno e anche la quercia era proprietà di mio nonno. A un certo punto il centro commerciale che lo vedete qua ha cominciato a espandersi e dovevano comprare anche il nostro terreno
e mio nonno gliel'ha venduto. E sì che poi abbiamo lasciato questo campo. E quando che stavano per cominciare i fabbricati, anche su questo terreno dove c'era questa quercia, un fulmine ha colpito questa quercia e l'ha proprio spaccata in due. Questo era l'unico terreno che veniva tenuto a prato stabile. Sapete cos'è un prato stabile voi? No. Allora, sono i campi che vengono coltivati, arati e seminati, mentre il prato non viene seminato e ne e nasce l'erba in maniera autonoma. E l'erba serve per dare il foraggio alle mucche. Allora, noi coltivavamo più che altro, più che coltivare, perché il prato stabile non va coltivato. Intanto era bellissimo, perché era pieno anche di fiori, di erba. E noi andavamo a raccogliere quest'erba quante volte all'anno? Due o tre volte all'anno. Poi sotto quest'albero, siccome non si poteva cominciare subito il lavoro appena finito il pranzo, bisognava aspettare almeno 2 ore, si stava lì a riposare un po' e noi prendevamo le ghiande di quest'albero. Le ghiande sono queste. Mai viste queste? Sono queste qua. Sono questi gusci. Vedete questi gusci? Noi tiravamo via il frutto della ghianda, prendevamo solo quel coperchietto, che era piccolino così, e lo si metteva tra le dita e si fischiava. Quanti anni aveva l'ultima quercia? Quanti? 400 circa. Era bella vecchietta. No, e poi è stata una cosa molto strana quello del fulmine, perché c'era una specie di idillio sarebbe di simpatia, di amicizia tra quasi il prato e la quercia. Nel senso che il prato e la quercia sembravano una cosa unica, no? Non aveva senso il prato da solo senza la quercia, e la quercia senza il prato non... Il centro commerciale voleva salvare la quercia. E allora, magari, non so, poteva esserci un'aiuola in mezzo a questa quercia, no? Invece, però, non aveva senso, no? Perché la quercia stava bene in mezzo al prato. E mi è sembrato strano che dopo 400 anni, che dopo 2 mesi sarebbero entrate le macchine per entrare nel campo, proprio subito prima che entrassero nel campo è arrivato il fulmine, no? Quasi come dire, quercia, mi fai pena perché sei e non ti faccio soffrire. E sono venuto in questo campo, sono venuto 7-8 anni fa, e mi piaceva fare la passeggiata, così rivedevo la quercia, rivedevo il prato, che a distanza di anni erano intatti come una volta. Non erano... E poi vedere che stavano arrivando gli edifici sempre più vicini al campo faceva una certa impressione, perché il centro commerciale si stava allargando. Mi ha fatto un'impressione un giorno quando che sono arrivato lì e ho trovato la quercia squarciata dal fulmine. È stata impressionante. Questo è un albero come quello dell'ultimo albero di San Marco. Sarà un figlio suo, perché più o meno dall'età
potrebbe essere un figlio suo. Questo qui avrà 8-10 anni e il suo, l'albero è stato tagliato nel 2001-2002, quindi potrebbe essere benissimo questo. Anche questo è uguale, vedi, perché qui sono tanti diversi alberi, vedi uno piccolo. Questo è sempre una quercia, vedi come nascono da solito. Anche questo, vedi, guarda qua un altro. Vedi? Vedi qua, questi sono tutti, tutti alberi piccolini. Allora, quest'albero era in mezzo a questo grande prato. Erano circa 5 ettari di terreno. In mezzo questo albero grandissimo, no? Alto, dove si andava noi bambini, quando ero come voi, si andava sempre a fare la capanna in cima all'albero, sai? Poi si andava su, si aveva fatto la capanna e si andava a fare anche i picnic sempre sotto l'albero, perché era bello e si stava bene. Quest'albero nel 2000 è venuto un grande temporale e è venuto un fulmine e l'ha colpito. E l'ha colpito e distrutto metà albero. Dopo è rimasto metà tronco proprio. E cosa hanno fatto? Quando hanno cominciato a lavorare l'hanno tagliato e in poche parole è finita la storia dell'albero. No? Diciamo che l'albero era circa, fai conto, in mezzo lì si piazzava, guarda, vedi? All'incirca era lì. Quanto era tutto cemento prima o era diverso? Era diverso, tutto carico. Sì, ma perché era grande rispetto alle vostre case? Voi nelle vostre case con chi vivete? Con la mamma e il papà. E una volta invece? Con tutta la famiglia. Io lo so, perché tanto tempo fa le famiglie erano grandissime. Erano, sì, vivevano, numerose, vivevano i nonni, i vari figli sposati con le mogli, con gli altri figli. Cos'è per te il Bosco di San Marco? È una zona dove si può giocare, si possono fare i picnic, si possono fare le passeggiate. La natura è importante per la città? Sì. Tipo noi siamo dei cittadini e possiamo stare al sole o se no giocare. Guardate, bambino. Adesso lo rimettiamo giù, Non l'ho visto. Ce ne sono tre. Cinci allegre. Ecco. Di che colore è la natura? Verde. Di che colore è la natura? Viola. Il giallo del sole. L'azzurro del cielo. Il marrone dei tronchi. Il bianco delle margherite. Bianco come le nuvole. Rosso dei tulipani. Giallo come i fiori. Il viola delle viole. Viola delle primule. Il bianco dei sassi. Il rosa dei fiori. Il verde del giardino. Per me la natura è un essere vivente che esiste da miliardi di anni, che mi è sempre piaciuto. Ci sono sempre andata, mi è sempre sorpresa.
con cose che non ho mai visto. La cosa più bella della natura per me sono i frutti, perché sono buoni, sono dolci. Sono i fiori, perché sono colorati. Sono una farfalla, perché sono in tanti colori. Sono i fiori, perché sono colorati, perché sono profumati, perché si possono raccogliere. Sono gli alberi, perché ti puoi arrampicare. Per me la cosa più bella della natura sono i ruscelli, perché puoi sentire il loro scorrere e poi bere l'acqua. Per me la cosa più bella della natura sono gli animali, perché mi piace giocare con loro. Sono le coccinelle, perché ci danno tanta fortuna. Sono gli animali, perché hanno tanti colori e sono di tutti i tipi. Sono gli alberi, perché ti puoi arrampicare, puoi nasconderti. Sono gli animali, perché sono di tante specie e sono liberi. Per me la cosa più bella della natura sono gli alberi, perché ci danno l'aria pulita e ci tengono l'aria sporca. Evviva, evviva, evviva la rinascita del bosco! E con fiore, come la rosa!